solo andando in India. Quei primi mesi dopo la morte di mio padre furono spaventosi. Mentre resistevo al desiderio di fuggire, non sapevo dove. Poi lo seppi e partii per l'India per incontrare Sai Baba. Avevo bisogno di toccare quel maestro con il corpo e lo spirito, mentre al viso di mio padre si sovrapponeva continuamente l'immagine di Sai Baba. Mio padre era trapassato a Londra, nel seno della sua seconda famiglia, ed era giusto congedare la sua immagine. Io lo avevo amato tanto e allora credevo di poterlo fare solo andando in India per distruggere l'ultimo guizzo di sentimento umano. Inoltre, a mano che il tempo passava e nella mia vita non restava uno straccio di tranquillità, il mio corpo si adattava a un torpore spento e la mia mente era costretta a riconsiderare mio marito, che dopo aver fatto con me due figlie e un figlio nato morto, era diventato omosessuale. Mio marito, dirigente di una grande società di ricerca aerospaziale, bello e affascinante, si era fatto un amante, un giovane soldato che lavorava nella città militare della Cecchignola. Mi aveva confessato che ormai mi voleva bene come una sorella, e dopo la morte di mio padre tutto era diventato ancora più difficile. Io partii per l'India per trovare Sai Baba. Ancora credevo che un maestro esterno a me potesse rispondere alle domande sul mio esistere. Stavo bene in compagnia di questa illusione, che trattavo come un'amica del cuore. Quando per la prima volta potei accedere alla presenza di Sai Baba, gli chiesi in inglese: «Maestro, io ho una missione nella vita». Lui mi rispose: «Arianna, la missione della tua vita sei tu». Da Sai Baba andai altre 10 volte. Poi racconterò di quando, nell'ultimo dei miei viaggi, Sai Baba materializzò per me un dono. Adesso vorrei continuare con la mia vita, fino a quando giunse al punto in cui il mio dolore assunse dei colori selvaggi. Io da giovane temevo che mio marito, che già da allora era bisessuale, divenisse omosessuale. Molti anni dopo il matrimonio divenne completamente omosessuale. Poi capii, grazie ai maestri, che non è certo con l'avere timore di una cosa che si può evitarla. Perché? Perché se io ho il timore continuo di un'esperienza, significa che non ho ancora avuto quell'esperienza e allora alla legge non resta che farmi vivere quell'esperienza perché io ne tragga comprensione. Perfetto, posso dire adesso. È sempre perfetto tutto quello di cui è capace la legge. E posso anche dire: fino a quando io avrò paura, solo la paura sarà la vincitrice della mia vita. E di un'altra cosa sono sicura. Se io voglio che qualcosa accada, devo fare intorno al mio desiderio la congiura del silenzio. Non devo parlare a nessuno del mio desiderio. Non devo condividerlo con nessuno. Altrimenti è come se firmassi un assegno in bianco a uno sconosciuto sulla banca delle mie probabilità di successo.